Ma cambiamo decisamente argomento. Ma noi oggi argomento vogliamo adesso parlare di una fiera che da 12 anni insiste sul proporci come metodi, così anche accorgimenti, consigli per un corretto stile di vita, contro lo spreco, anche per e per insegnarci appunto stili di vita sostenibili. E farci carico, come si dice spesso a più livelli, farci carico di noi stessi e di quanti ci stanno attorno, perché stili di vita vuol dire anche questo, no? Quello è molto importante. Compartecipazione. Quindi, fa la cosa giusta, Milano dal 13 al 15 marzo 2015, il posto è sempre lo stesso, nei padiglioni di Fiera Milano City. A parlarcene è Piero Magri, che è responsabile dell'organizzazione di Fa la cosa giusta. Chiamiamo un pochino in anticipo, manca una settimana, è tutto pronto? Quasi. Buongiorno a tutti, anzitutto grazie per l'invito. È quasi tutto pronto evidentemente, perché tante cose poi si possono preparare solo all'ultimo, però siamo a un buon punto. Contenti di preparare, di organizzare questa 12ª edizione appunto della Fiera Fa la cosa giusta. E quest'anno abbiamo cercato di andare a, come ogni anno di fatto, a narrare, a raccontare, a mettere in evidenza quelli che noi chiamiamo i semi di futuro, cioè quei semi che già adesso ci indicano come potrebbe essere il nostro futuro. Ce n'è uno che ha già germogliato in queste varie edizioni della vostra fiera Fa la cosa giusta? C'è qualcosa nato qualche tempo fa che magari l'ha anche stupita per come è cresciuto, come è germogliato? Ma sì, ci sono diverse, per esempio, in generale credo che rispetto a 12 anni fa tutta quella che è una consapevolezza rispetto a un'attenzione così sui consumi critici eccetera è aumentata. Sì, lo tocchiamo con questo, mano questo, infatti. Esatto, sì. Questo in generale. E poi sono alcuni progetti molto belli che sono partiti da poco, da niente qua in fiera, che sono partiti, penso a un espositore in modo particolare che faceva gelati fatti in modo con prodotti biologici, con tutta una serie di cose, che ha iniziato, è venuto qua in fiera in modo anche un po', l'abbiamo invitato noi in modo un po' timido, aveva un posto piccolino, questo 3 anni fa, e l'anno scorso ha aperto una gelateria a New York, per esempio. E questa cosa qua, ho detto, complimenti, molto, molto bravo, ha usato fare qualcosa e sta andando anche molto bene. Questo è un esempio più di impresa, di fatto. Quest'anno invece vogliamo andare a narrare altri semi. Uno di questi ci sta molto a cuore è il tema della pace, perché nel 2015 ricorre il centenario dell'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ma anche e soprattutto perché sono venti di guerra sempre più forti che soffiano, e allora ci interessa andare in qualche modo ad accendere delle luci su quei conflitti dimenticati, e abbiamo dedicato uno spazio a questo che abbiamo chiamato la piazza Volevamo la Pace. E poi per andare ancora a sottolineare questo aspetto qua, il libro per esempio che permetterà di entrare in fiera è un libro così per bambini e per adulti, è una favola contro la guerra che si chiama Il Nemico, e che racconta con dei disegni, un fumetto che racconta come di fatto il nemico è alla fine uno come noi, solo che ce lo dipingono sempre in modo così come un mostro, certo, eccetera. Sì, se no non potrebbe esserci nemico, no? Cioè bisogna, esatto, che ce lo dipingono. Da questo punto di vista mi veniva in mente una cosa particolare che ci riguarda, tra virgolette. Un carissimo amico, che però è di Padova, non è di Verona, mi diceva come negli ultimi tempi, negli ultimi anni, è cresciuto enormemente la PIL delle persone per tutto quanto riguarda il biologico, perché c'è una forte presenza di associazioni, anzi una in modo particolare, che lavorano nel biologico e che quindi hanno creato un substrato culturale. È cresciuta in Italia questa possibilità, perché poi dipende sempre, no, se ci sono soggetti che aiutano a fare un passo a livello culturale, perché poi certo, certi progetti vadano a buon fine e poi ci aiutino anche a star meglio con noi stessi, con gli altri. Assolutamente, sì, credo sì, non dimentichiamo che l'Italia è il primo paese produttore di biologico in Europa e è il terzo per consumo, dopodiché sicuramente questo aiuta molto il fatto di poterne parlare, di poter renderlo accessibile.
Per esempio in fiera ospiteremo anche uno spazio dedicato ai gruppi di acquisto solidale, oppure legando sempre al tema della produzione, quindi anche il tema dell'economia, ci sarà, visto che citava Padova, ci sarà uno stand di banca etica e che farà tutta una serie di incontri, di laboratori legati alla finanza etica. Credo sia un ambito importante anche capirci meglio e vedere come appunto riuscire a fare delle scelte etiche anche nel campo dell'economia. Interessante. Questo è un altro aspetto di fatto. Certo. E poi, per esempio, un altro ambito che andiamo a toccare quest'anno, che vogliamo portare come semi, punto di futuro, è un'area che abbiamo chiamato territori resistenti, e cioè di fatto andiamo a ospitare una serie di realtà che in quelle aree marginalizzate, in quelle aree abbandonate, in via di abbandono, resistono e tornano o a coltivare la terra oppure a far ripartire un'economia locale o a far ripartire anzitutto un tessuto di relazioni, e abbiamo chiamato territori resistenti proprio perché appunto resistono in qualche modo a un abbandono e riscoprono situazioni molto anche difficili, penso, no? Cioè, in cui magari sembra non si possa fare. Esatto. E ciò che noi chiamiamo in fondo davvero un impossibile che diventa possibile è un po' andare davvero a costruire un mondo più giusto, una vita più bella per tutti quanti, evidentemente. Questo è l'altra ambizione che cerchiamo di avere in questa fiera, che voglio sottolineare è anzitutto una fiera di relazioni. Questo è per noi importante, sia una fiera dove ci si incontra, ci si racconta, si impara a vicenda, si condividono i saperi, si condividono delle esperienze, e così facendo davvero credo che questi stili di vita sostenibili entrano in modo un po' più per osmosi, direi, non perché uno impara una formula o impara un gesto, in fondo, ma lo fai proprio. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare. Grazie mille per averci sintetizzato, fa la cosa giusta. Io sono stata qualche anno, quindi posso testimoniare tutto ciò che ha bello, detto è molto bello, bisogna andarci. Sono tante poi esperienze virtuose che si possono conoscere e anche che sono poi facili da applicare nel nostro quotidiano e che ci aiutano a vivere meglio, insomma. Esatto. Grazie. Sì. Vi aspettiamo, anche perché sono veronese anch'io, e quindi avere dei conterranei che vengono a questa fiera sarei molto contento. Venerdì, sabato prossimo in fiera Milano City. 13:15. Grazie Piero. Tutto buon lavoro. Il programma sul sito falacosagiusta.ter.it, sempre interessante anche l'incontro con gli autori, ci sono conduttori radiofonici che portano anche la loro esperienza, e poi si conoscono tante realtà oltreoceano. Ci sono tante realtà che arrivano dall'Africa, vedete dall'America Latina. Cosa vi trasmettiamo, ragazzi, signori e signore che ci seguite da casa? Ecco, noi vi buttiamo lì tanti input positivi, cercate di coglierli al volo, perché veramente sono cose bellissime. Poi Milano è dietro l'angolo, insomma, dai, facile da raggiungere. Sì, sì. Treno, un'ora e un quarto? Sì, e poi c'è tutta un'attività per i bimbi, insomma, legata alla cucina, legato alla moda, insomma, davvero in tutti gli ambiti c'è qualcosa di molto interessante. Molto bene.